Gli incontri di Fiumara d'Arte al Librino, tema del diritto universale all'acqua, ribadito da Daniel Mitran e Aminata Traoré. Dare valore all'acqua per evitare nuovi conflitti. E questo è il messaggio forte che viene da Librino a conclusione di un viaggio nelle periferie più desolate. E Costanza Mangini a Catania ha raccolto le testimonianze di Daniel Mitran e della scrittrice africana Traoré. Vediamo. 5.000 bambini, un chilometro di tela colorata per affermare con forza ed energia che l'acqua c'è e che è un diritto. Eccola l'altra faccia di Librino, il popoloso quartiere dormitorio di Catania. Ancora una volta Fiumara d'Arte con il suo Grand Tour di Sicilia è riuscita a catalizzare l'attenzione su una periferia troppo spesso dimenticata e negativamente etichettata. Librino cerca riscatto e lo fa lanciando messaggi forti e positivi. Quanto è importante l'acqua? È importante più della nostra vita perché ci dà il nutrimento necessario. Ed eccola arrivare tra i palazzoni anonimi e Daniel Mitterrand, vedova dell'ex presidente francese François Mitterrand. A lei è affidato un messaggio di pace. Le guerre dell'acqua non sono più un evento del futuro, ma sono in atto e questo è bene ricordarlo. Je crois que ce qui se passe ici. Credo che quello che sta succedendo qui a Librino in questo momento è esattamente la risposta dell'utilizzo dell'acqua come strumento di pace. Testimoniare che in Sicilia l'acqua c'è è arrivata anche la scrittrice africana Aminata Traoré, che da sempre lotta contro la globalizzazione che assete e affama l'Africa. La sete ha radici complesse e non sempre trasparenti, ma l'acqua è un diritto e non può essere né venduta né comprata. Oggi Librino afferma l'acqua c'è e rivendica non solo un diritto universale, ma rivendica anche la bellezza e il rispetto per questo luogo. Domani il viaggio prosegue verso Agrigento, città simbolo dell'acqua negata.